Buongiorno, sono Armando Francesco, sono parte delegata rappresentante di Next. Ci occupiamo di infrastrutture di trasporto, quindi uno dei, diciamo, dei settori classici e tradizionali, diciamo, dell'ingegneria. Farò una breve introduzione su praticamente quello che andiamo a trattare quasi quotidianamente, visto che è un settore veramente ampio, sia da un punto di vista dell'innovazione, quindi dal punto di vista di materiali innovativi, sia da un punto di vista delle prove tradizionali, dei controlli di qualità tradizionali che comunque sono necessari per un buon funzionamento delle strade. E quindi l'Italia non è che in questo momento siamo al top, diciamo, visto un po' la situazione, più che altro della situazione economica, non che altro. Allora, nasciamo nel 2011 e fondamentalmente l'idea nasce per dal nostro gruppo di lavoro che praticamente si è occupato di tutto un po' quello che riguarda l'ambito dei trasporti, quindi dallo studio delle pavimentazioni stradali alla sicurezza stradale, a tutta una serie di, diciamo, tutta una serie di argomentazioni che appunto riguardano quest'ambito. In particolare il settore stradale è molto importante perché a parte il motore dell'economia, quindi è alla base di tutta l'economia nazionale, e fondamentalmente quello che a me permetteva di più era trasferire quelle conoscenze di ultima generazione nel mercato, visto che fondamentalmente è sempre stato ristretto agli ambienti universitari. Quindi la nostra idea era, fondamentalmente l'innovazione era portare le nostre conoscenze sul mercato, in modo da cominciare anche a istruire, tra virgolette, le aziende, gli impianti produttori, a fine proprio di raggiungere le migliori performance delle pavimentazioni stradali. E quindi fondamentalmente per trasferimento tecnologico, come appunto intendiamo appunto la realizzazione di prodotti innovativi, cosiddette pavimentazioni ecosostenibili, pavimentazioni all'interno delle quali si pensa di miscelare insieme ai materiali tradizionali materiali di scarto. Non ultime le nostre ricerche riguardano fondamentalmente la verifica di compatibilità dei rifiuti, anche dei rifiuti solidi urbani ad esempio, con i leganti, quindi col bitume e con gli aggregati leggeri che generalmente vengono utilizzati. Oppure ad esempio un'altra idea è quella di utilizzare le plastiche da riciclo, perché una buona parte di queste plastiche da riciclo non vengono riutilizzate poi, non vengono utilizzate in buona parte. Quindi l'idea di realizzare queste pavimentazioni garantirebbe anche una possibilità di smaltimento di queste materie di rifiuto. Uno tra le collaborazioni che abbiamo seguito ultimamente, ad esempio, per la realizzazione delle pavimentazioni dei mondiali di ciclismo, c'è stata la realizzazione di tratti sperimentali con conglomerati all'interno del quale c'era gomma da pneumatici esausti. Quindi, che sono materiali che non possono essere smaltiti se non bruciati, quindi con conseguenze per l'ambiente. Quindi l'idea è quella di realizzare dei particolati, dei compound in gomma che praticamente poi agiscono come fattori modificanti, quindi migliorativi delle prestazioni del materiale, ad esempio. Chiaramente lo studio di questi materiali comporterà anche in particolare l'ideazione anche di protocolli di prova, quindi di processi, sia dei processi di produzione sia dei controlli poi a posteriori degli strati finiti. Quindi di conseguenza la nostra idea è, oltre a realizzare prodotti innovativi, anche poi realizzare appunto questi protocolli di prova, realizzare linee guida che poi possono essere sfruttate da amministrazioni pubbliche o impianti di produzione. Dicevo, nasciamo nel 2011, siamo occupati presso il polo tecnologico di Pontedera e fondamentalmente qui nell'elenco quelli che sono fondamentalmente i nostri punti, i nostri settori di studio principali, quindi il trasferimento tecnologico, lo studio di materiali innovativi, ripeto. Però sarebbe invece troppo riduttivo fare un elenco di tutto quello che possiamo andare praticamente a studiare, perché è un settore estremamente ampio e abbraccia tutta una serie di settori affini. Perché nel momento in cui studio una pavimentazione particolare, oltre agli aspetti ecosostenibili e ambientali, entra in gioco quella serie di caratteristiche prestazionali, di caratteristiche legate alla sicurezza, e quindi andiamo ad abbracciare tutta una serie di ambiti e di imprese, di settori che
chiaramente poi verranno coinvolti e verranno veramente interessati. Come struttura organizzativa, diciamo che disponiamo di un laboratorio prove, lì realizzato presso la sede di Pontedera, che praticamente ci consente di fare delle prove tradizionali e prove su questi nuovi materiali di buona concezione. E poi un'idea che, ripeto, la richiamo sempre perché è venuta fuori tramite proprio il PhD Plus, è stata quella di realizzare un laboratorio mobile, cioè praticamente una struttura, un laboratorio con materiale, diciamo, con apparecchiature di prova innovative, allestito all'interno di un furgone mobile che permette un controllo in tempo reale delle lavorazioni, e questo appunto garantisce sia alle amministrazioni sia alle imprese notevoli risparmi da un punto di vista economico, chiaramente economico perché poi è il tempo la base di tutto, e chiaramente garantirebbe anche una maggiore qualità dell'infrastruttura, perché chiaramente il controllo viene fatto in tempo reale, quindi in tempo reale siamo in grado di poter fare le opportune correzioni che garantiscono poi l'ottimale riuscita della lavorazione appunto che si sta seguendo. E poi appunto grazie appunto anche all'ottenimento dello spin-off accademico siamo in grado praticamente di poter, abbiamo la possibilità di disporre anche delle apparecchiature di ultimissima generazione che chiaramente l'università, che noi il gruppo di ricerca abbiamo contribuito praticamente a sviluppare e a studiare, e che fondamentalmente in Italia sono una rarità, visto che gli istituti italiani che dispongono di tutto questo tipo di attrezzature sono effettivamente, si contano sulle dita di una mano, come per il laboratorio mobile che è un'esclusiva perché in Italia se ne contano tre, per cui il mercato, che è abbastanza ampio, fondamentalmente poi si riduce, cioè diventa praticamente molto ampio per noi. E ora, velocemente, visto che il tempo sta scadendo, diciamo che le aree operative sono tutte queste, quindi è abbastanza riduttivo anche elencarle, perché poi ognuna di queste ha una, si può allargare in maniera notevole. Come mercato di riferimento ci rivolgiamo fondamentalmente a imprese produttrici di materiali, imprese di costruzione, pubblica amministrazione. Per ora ho sottolineato l'ambito regionale e nazionale, perché fondamentalmente già di per sé è un mercato abbastanza corposo, e vista la nostra struttura attuale non siamo in grado al momento di andare in corso un mercato anche strettamente regionale, proprio per la mole di lavoro che si presenta. Le finalità che ho già in parte illustrato, sostenibilità ambientale, politiche sostenibili, è diciamo il trend attuale, quello da parte di tutti gli amministratori degli impianti e degli impianti di produzione. Ho fatto un elenco veloce delle principali partnership di questo primo anno. A livello di ricerca e sviluppo, come potete vedere, ci sono stati studi di materiali sia tradizionali che tradizionali, ad esempio, posso prendere la miscela di conglomerato d'acestruzzo drenante. L'idea è venuta sulla base del famoso asfalto drenante che si usa nelle autostrade. L'idea potrebbe essere quella di utilizzare anche il calcestruzzo drenante, ad esempio, per zone di particolare pregio, come potrebbe essere il porto di Marina di Pisa, dove è stato praticamente messo in opera, oppure per zone anche urbane, quindi per riqualificazione urbana. E poi abbiamo il controllo di qualità tradizionale, pur essendo il primo anno, pur essendo una società nuova, comunque abbiamo avuto i nostri buoni contatti, evidentemente la nomea ha avuto il passaparola, è stato anche positivo, visto che abbiamo partecipato appunto ai controlli del Mondiale di Ciclismo, che comunque sono un evento di portata mondiale, e abbiamo partecipato ai controlli dei lavori di stesa dei tratti dell'autostrada, la 1 e la 11 in particolare. Mi fermerei qui. Grazie per l'attenzione.